con la dottoressa Di Benedetto. Io innanzitutto vi ringrazio per... Non riesco. Innanzitutto vi ringrazio per questa occasione, perché è importante per l'agenzia e l'agenzia è sempre più che felice di potersi confrontare con l'esterno. E una cosa importante nella gestione di processi complessi è sempre tener conto di più voci possibili. La valutazione della terza missione delle università e in realtà anche degli enti di ricerca vigilati dal MIUR e degli altri che vogliono sottoporsi a questo processo è in atto da alcuni anni in ANVUR, seppure con forme particolari. La terza missione per l'agenzia è l'apertura verso il contesto socio-economico, un'apertura che può essere sia di valorizzazione, quindi più connotata in termini di fondamentalmente monetari o in termini di beni, oppure di trasferimento, che invece può avere una connotazione più ampia. Questo fin dalla prima VQR, quella del 2004-2010. Quello che è successo, che è importante sottolineare in questa occasione in particolare, è che mentre le due funzioni fondamentali dell'università, che sono la didattica e la ricerca, usufruiscono del supporto delle strutture di Ateneo, che in genere le rende possibili, la terza missione è fatta dalle strutture degli Atenei, quindi in questi casi i docenti non si avvalgono di un supporto, ma devono dialogare con la struttura e insieme alla struttura formare i processi. Senza questo tipo di dialogo la terza missione non può funzionare, è sempre mancante di un qualche passaggio oppure carente in qualche parte. Quello che negli anni ANVUR ha fatto, dopo la prima VQR, c'è stata questa pubblicazione di un manuale per la valutazione della terza missione, che è un oggetto complesso e quindi richiede strumenti complessi. Questo manuale prevede non solo una metodologia generale delle definizioni, ma anche delle domande valutative che vanno a sottolineare gli aspetti veramente rilevanti dei singoli processi. C'è un sistema informativo che è in piedi dal 2013 e che con la VQR 2011-2014 ha recuperato anche gran parte dei dati del 2011 e del 2012, che è la SUA, che qui chiamerò SUATM, che in realtà era all'epoca della compilazione la parte terza della SUARD. E tutto questo porta a una valutazione non, per così dire, automatica, ma a una peer review informata che prevede che un gruppo di esperti abbia modo di visualizzare i dati che abbiamo a disposizione, costruire degli indicatori e gestire la valutazione. Questo gruppo viene estratto, nominato a partire da un albo che è governato da ANVUR, di esperti della valutazione della terza missione. Gli ambiti che rientrano nella valutazione dell'ANVUR, e che ovviamente non coprono la totalità delle attività che ricadono sotto l'etichetta di terza missione per necessità, sono 4 per la valorizzazione della ricerca, quindi diciamo la parte più strutturata ed economica, e 4 per la produzione di beni pubblici. Si tratta di gestione della proprietà intellettuale, che sono i brevetti, e che giustamente non è solo la capacità inventiva, non basta fare un brevetto e tenerlo in un cassetto, ma bisogna portarlo a una valorizzazione economica, fare in modo che produca qualcosa nel mondo reale, l'imprenditorialità accademica, che non è anche qui la sola creazione di spin-off, ma anche il fatturato, l'impatto occupazionale, una serie di fattori fondamentali legati all'imprenditorialità accademica, l'attività conto terzi, che ci dà un'indicazione di quanto l'università sia in grado di far fruttare la conoscenza che produce, e l'intermediazione territoriale, che è esattamente il concetto per cui non è sufficiente avere una produzione di conoscenza, non è sufficiente avere degli strumenti per implementarla, ma quanto più si è in grado di comunicare con il territorio su cui l'Ateneo insiste, tramite parchi scientifici, incubatori, ma anche
A volte le associazioni, i consorzi sono fondamentali in questo senso, tanto più la terza missione non è soltanto un qualcosa che si fa, ma è un qualcosa che si progetta e si mette in pratica. Dal punto di vista della produzione di beni pubblici, che forse è quella meno conosciuta, noi monitoriamo sia la gestione di beni culturali, che sono gli immobili storici che hanno gli Atenei, ma anche i poli museali e gli scavi archeologici che mettono a disposizione del pubblico, che quindi hanno una possibilità di fruizione diretta, la tutela della salute, che è fondamentale, che gli Atenei possono fare attraverso una serie di attività anche eterogenee. Intanto la gestione dei trial clinici insieme alle strutture sanitarie. Poi ci sono i centri di ricerca clinici, che sono strutture estremamente interessanti, che possono gestire direttamente anche gli Atenei, seppure con un'approvazione, e gli ECM, che rientrano nell'ambito della formazione continua, ma allo stesso tempo sono fondamentali per la formazione medica, sono in sostanza i crediti di aggiornamento del personale medico. La formazione continua come ambito a sé, fatta eccezione per gli ECM, è uno degli ambiti fondamentali. E dà conto di quanto gli Atenei producano in termini di formazione al di là dei titoli accademici, per cui non sono corsi di laurea, non sono master, niente di quello che rilascia un titolo accademico rientra nella formazione continua. Ma se un Ateneo parla con il territorio, capisce quali sono i bisogni formativi, fa una convenzione e produce un corso mirato a formare il personale di agenzie, enti, aziende o qualsiasi altra istituzione, quello rientra nell'ambito della formazione continua. Il public engagement è una funzione fondamentale e in realtà in qualche modo contiene una serie di attività che le università fanno naturalmente, anche in maniera non strutturata, e che vanno dalla comunicazione divulgativa dei risultati di ricerca agli incontri con le scuole, a una serie di attività più strutturate, per esempio consulenza quando si tratta di rivedere normative, oppure alcune forme di attività verso il pubblico, come le pubblicazioni di periodici. È davvero un ambito molto ampio. Nella VQR 2011-2014 tutti questi ambiti sono andati in valutazione, nonostante il decreto citasse esplicitamente soltanto i brevetti, gli spin-off e il conto terzi. Questo perché il DM dava modo all'ANVUR di fare riferimento a criteri propri e il manuale era già stato pubblicato. C'è stato, come previsto dal manuale, questa nomina di un panel di esperti per la peer review e tutta la valutazione della terza missione è stata condotta in maniera completamente autonoma dagli indicatori della ricerca. Quindi da un lato c'è la valutazione degli output della ricerca, dei processi di ricerca, e in un settore, tra virgolette, completamente separato si valuta la terza missione. Il sistema informativo su cui questa valutazione si basa è questa parte terza della sua RD o sua TM, che copre questi 8 ambiti e rileva queste attività nello stesso modo per tutte le università pubbliche e private, per gli enti vigilati dal MIUR e per qualsiasi altra entità voglia sottoporsi alla VQR e richieda di essere valutato per la terza missione. Il database non è implementato soltanto dagli Atenei, ma ci avvaliamo di banche dati in modo da poter ottenere dati in qualche modo certificati, di limitare per quanto possibile il carico di lavoro delle università e di avere una copertura omogenea, per cui fare in modo che tutti gli Atenei abbiano modo di darci tutti i dati del caso. Ad esempio sul public engagement, che invece è uno degli ambiti che è un onere completo dell'università, tutta la UQR ha richiesto la valutazione di oltre 5.000 iniziative, quindi di 5.000 schede riferite ad eventi che riportavano dati sui singoli eventi. Inoltre, ovviamente, sulla base dei dati che sono stati conferiti è stato possibile produrre degli indicatori che sono stati utilizzati come base informativa dalla Commissione. Avevo preparato una serie di slide
sulla valutazione nella VQR, non so se c'è il tempo dato che mi frappongo troppo il pranzo, magari ne accorcio un po'. Pensavo di farvi vedere la gestione della proprietà intellettuale e l'attività conto terzi, da un lato formazione continua e public engagement dall'altro. Diciamo che il primo ambito, quello della proprietà intellettuale, considera fondamentalmente due elementi, i brevetti di invenzione e le privative vegetali. I primi hanno una definizione molto specifica per noi e facciamo riferimento alle famiglie di brevetto pubblicate nel quadriennio che siano in uno dei database citati nella slide. Fondamentalmente consideriamo due tipi di brevetto dal nostro punto di vista. Quelli accademici sono quelli che riportano il nominativo di personale dell'Ateneo, indipendentemente da se siano di titolarità dell'Ateneo o meno, e quelli invece che sono di titolarità dell'Ateneo. Quello che facciamo è agganciare direttamente i nomi dei docenti alle banche dati, proporre ai docenti questi elenchi di brevetti, chiedendogli se effettivamente si tratta di una loro produzione scientifica. Una volta che i docenti li brevettano, li approvano, li validano, questo elenco passa all'Ateneo, che segnala tra quelli che sono di propria titolarità, e in più può segnalare eventualmente ulteriori brevetti di propria titolarità che non siamo stati in grado di tracciare automaticamente. Sui diritti di varietà vegetale invece sono direttamente gli Atenei che gestiscono il database. Qui ci sono una serie di dati, brevissimamente la produzione è assolutamente rilevante. Ogni 3 brevetti di inventori accademici, uno è di titolarità dell'università, che è un buon segno perché vuol dire che l'università gestisce la produzione intellettuale del proprio personale. Anche la produzione privativa è assolutamente rilevante. Questi dati forse sono più interessanti perché ci dicono quanto producono economicamente questi brevetti, che possono essere valorizzati tramite licenza, cessione e opzione, e che in effetti danno luogo a una buona quota di income economico, seppure forse al di sotto delle potenzialità, perché appunto non è raro che i brevetti restino nei cassetti dei docenti oppure che l'Ateneo non abbia la forza per promuovere la loro valorizzazione. Quindi i criteri che sono stati usati nella VQR sono questi 3: la capacità inventiva, quindi quanto produce in termini di brevettazione l'Ateneo, la capacità di gestione, quindi quanto di quello che i docenti producono l'Ateneo riesce a gestire con la propria titolarità, e infine quanto il portafoglio di brevetti di Ateneo viene valorizzato, quindi quanto i brevetti di titolarità dell'Ateneo vengono licenziati, opzionati, ceduti, in modo tale da passare nel mercato e generare ulteriori ricadute. Sulla top 10 andrei velocissima, soltanto per farvi vedere che la valutazione non viene data solo in generale per la proprietà intellettuale, ma sui singoli ambiti, in modo tale che se un Ateneo è molto forte sulla produzione ma non la valorizza, può identificare i propri punti di debolezza e cercare di intervenire. Salterei l'attività conto terzi che conoscete meglio di me passerei al public engagement, che come ho detto è una delle attività più complesse perché è molto varia al proprio interno. Inoltre è una delle attività che più difficilmente gli Atenei monitorano, mentre per i brevetti ovviamente avete tutti i dati del caso, per il public engagement potrebbe non esistere una banca dati di Ateneo, ad esempio degli eventi pubblici che si tengono piuttosto che delle pubblicazioni divulgative e così via. Per cui l'uso della sua RD in ambiti come questo diventa anche un modo per l'Ateneo di conoscersi meglio, di sapere meglio quello che produce, quello che fa e gestire meglio le proprie attività. Si tratta di un insieme di attività connotate fondamentalmente dall'assenza di scopo di lucro, devono avere un valore educativo, culturale o di sviluppo della società. Qui i dati non sono rilevati solo a livello di Ateneo, come in genere
invece per la parte di valorizzazione di ricerca, ma anche a livello dipartimentale, perché a seconda delle discipline e della grandezza del dipartimento ovviamente ci può essere un differente effort nella realizzazione di queste attività, che è uno dei motivi per cui le schede erano così numerose. I criteri con cui il panel ha valutato queste iniziative erano la chiarezza degli obiettivi, l'entità delle risorse e l'impatto dimostrabile, cioè per ciascuno di questi eventi ha valutato quanto era chiaro dalle schede compilate quali fosse la relazione tra queste attività e la terza missione di Ateneo, quanto l'Ateneo avesse investito in questo tipo di attività e in più quanto era in grado di individuare gli elementi che l'Ateneo aveva portato all'esterno con questa attività. Il risultato è stata anche qui una valutazione precisa per il triennio 11-13, perché la prima su RD aveva rilevato per il triennio, e per il 2014 distintamente non è stata condotta una valutazione unica, sono stati dati dei punteggi sia a livello di Ateneo sia a livello di Dipartimento. La cosa fondamentale da comunicare a voi mi sembrava questa: c'è una centralità essenziale nel processo, nella qualità dei dati. Ed è stata una delle prime cose che la Commissione ha segnalato al termine della procedura di valutazione. Perché? Perché la terza missione, essendo in qualche modo volontaristica, cioè nessun Ateneo è obbligato a brevettare piuttosto che a fare trial clinici, può farlo, se nelle sue corde, se ha le risorse e così via. Ma non deve farlo, mentre deve fare ricerca e deve fare didattica, può fare terza missione. Per cui la strategia dell'Ateneo sulla terza missione, quelli che sono i suoi principali obiettivi, i punti in cui vuole rafforzare il proprio effort, più chiari sono, più permettono una valutazione affidabile. Con le schede zero, che erano il campo in cui gli Atenei potevano riportare la propria strategia, c'è stata una grossa eterogeneità e in alcuni casi questa eterogeneità ha creato difficoltà nella valutazione. In più è necessario, riguardo alla terza missione, distinguere tra la mancata compilazione per assenza di dati, che è una cosa, ad esempio non monitoro il public engagement, non posso darteli, dal non faccio il public engagement. E l'Ateneo è liberissimo di non farlo, perché appunto è un'attività volontaristica. In questa occasione noi non siamo stati in grado di distinguere nettamente tra queste due possibilità. Vorremmo per il futuro riuscire a essere molto più precisi su questo. Un po' i primi due punti sono in relazione. Il terzo è, spero vi venga incontro, perché è la volontà di fare riferimento sempre di più a banche dati esterne, sia per il conto terzi che per alcune attività di produzione di beni pubblici. Ci piacerebbe darvi soltanto, richiedere agli Atenei soltanto la validazione di dati già estratti da banche dati validati. E infine le definizioni vanno chiarite, perché tanto più chiaro il processo e le definizioni su cui si basa, tanto più i risultati della valutazione sono affidabili. L'ultimo problema, che è un po' distinto da questo della chiarezza e dell'omogeneità, è la completezza dei dati. La terza missione è stata rilevata in modo così standardizzato per la prima volta con la sua RD 2013, per cui molti dati mancavano perché non esistevano attività di monitoraggio. Noi speriamo che l'avvio di questo tipo di procedure conduca a una maggiore completezza dei dati in qualche modo naturalmente, ma cercheremo anche di darvi più strumenti possibili in modo che vi sia possibile tener conto di questi. I prossimi passi per noi saranno sostanzialmente la revisione della sua ATM, e cioè, data questa pausa nella revisione della sua RD, anche la sua terza missione verrà rivista. Speriamo in questa riduzione dell'onere compilativo, speriamo nell'aggancio alle banche dati ufficiali. Vorremmo rivedere alcune definizioni, come quelle delle attività di tutela della salute, approfondire alcuni aspetti per diversi ambiti, tra cui quello di produzione di beni culturali, e in più rafforzare, come dicevo, questo aspetto strategico della terza missione,
che è davvero fondamentale per la valutazione, mentre in altri casi i dati sono autosufficienti, sulla terza missione non lo sono. Per cui c'è, oltre a questo, ci sarà probabilmente una raccolta dei dati per il 15 e il 16, questo monitoraggio continuerà ad andare avanti anche perché sicuramente l'attività ricadrà sotto una delle attività istituzionali dell'ANVUR, che è il rapporto biennale. La banca dati di terza missione sarà pubblicata, in realtà i dati della sua RD sono già pubblici tutti sul portale dedicato, inclusi quelli di terza missione. Poi ci sarà un'individuazione di best practice e in un futuro forse un po' più lontano si istituirà una nuova commissione di esperti. Qui ci sono dei contatti, che non so se si vedono perché sono piccoli, ma siamo a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore domanda e così via. Grazie mille. Io ringrazio la dottoressa Di Benedetto perché innanzitutto ha dato un volto umano alla valutazione e questo, considerato che io sono una nota insofferente all'AMUR, devo dire che è riuscita a essermi simpatica nella descrizione della valutazione, e dall'altro lato perché ha spiegato con chiarezza anche a me che sono insofferente e quindi mi chiudo a livello cerebrale, è riuscita a far capire anche a me come funziona il sistema di valutazione. Ecco, il fatto che la valutazione non sia definita, cioè quella della terza missione sia un'opportunità, perché probabilmente è in fase di costruzione, quindi già nella qualificazione, e per questo ci troviamo qui in questi giorni della qualificazione di che cosa sia terza missione, probabilmente abbiamo qualche problema di individuazione, quindi abbiamo la necessità dei tempi logici, però io immagino, o almeno voglio sperare, che in futuro l'ANVUR guardi ai criteri di valutazione fondati innanzitutto sulle capacità di impatto sociale anziché su quei meccanismi di valutazione che vengono compiuti soltanto sul numero di pubblicazioni, ma sulla capacità di quelle pubblicazioni. È un'allergia diffusissima. No, no, ma è un problema di risultato. Questo è, voglio dire, un risultato che si guarda sui fatti e con la pratica. L'altro è soltanto una questione numerica, che, voglio dire, può essere giusta, sbagliata. Questo è, si guarda dal punto di vista del risultato. La ringrazio quindi moltissimo. Io chiudo soltanto con una proposta che lancio e che avevo già anticipato ieri ai componenti del direttivo del coordinamento nazionale, cioè dell'idea di produrre degli atti da questo convegno, perché è obiettivamente molto molto interessante nelle sue linee, ed è questo il tema del futuro, lo abbiamo sentito anche dal volto umano dell'ANVUR, e cioè che siamo nella fase nella quale la terza missione è allo stato attuale qualcosa sulla quale ci stiamo interrogando nei suoi termini essenziali, però evidentemente sarà il futuro se continuiamo a pensare che il termine di integrazione Stato-istituzioni si coglie proprio in questa forma di interazione, come dicevo all'inizio, nella nuova forma di welfare dove le istituzioni concorrono tutte a sopperire dove lì lo Stato non può più per vincoli di bilancio. E con questo vi auguro buona continuazione di questo convegno e spero di rincontrarvi presto.